Voglio che siate sinceri. Dopo aver sentito questa breve melodia, questi pochi secondi di mix di suoni, che significa l'avvio di una nuova era videoludica? La nostra infanzia dentro uno schermo. Io sono Pio3D in compagnia di RaveTube, entrambi amanti dei videogiochi. Abbiamo vissuto emozioni incredibili sul finire degli anni 90. Erano i tempi di cambiamento, di sperimentazione, c'era la giusta armonia, la giusta combinazione tra tutti gli elementi che componevano un videogioco. La grafica, le musiche, la storia figa, il gameplay sempre accattivante, erano i tempi dello straconosciuto Crash, di Metal Gear, la nascita della saga di Resident Evil, erano i tempi della magia profonda e spensierata di Final Fantasy. La PlayStation in giapponese è PlayStation. È una console di videogiochi a 32 bit presentata dalla Sony Computer Entertainment nel dicembre dell'anno 1994. Ci si riferisce alla PlayStation anche con l'abbreviazione di PSX, riprendendo il nome di codice usato durante la programmazione e lo sviluppo, ovvero PlayStation Experimental. La prima idea di una PlayStation risale al periodo di sviluppo dello SNES. Nintendo aveva cercato di lavorare con la tecnologia dei supporti magnetici sin dai tempi del NES. Nintendo affidò a Sony lo sviluppo di un drive CD da collegare al Super Nintendo, provvisoriamente chiamato SNES CD. La scelta Nintendo ricadde su Sony per via di una precedente transizione. Ken Kutaragi, colui che fu soprannominato il padre della PlayStation, aveva venduto a Nintendo la licenza per l'utilizzo del processore Sony SPC700. Sony aveva inoltre pianificato lo sviluppo di una console marchiata Sony, compatibile con Nintendo, ma che sarebbe stata anche un sistema di intrattenimento domestico, in grado di leggere sia le cartucce Super Nintendo, sia i dischi in formato CD-ROM. Questo avrebbe dovuto essere anche il formato usato per i dischi SNES CD. Insomma, volevano fare un'ulteriore concorrenza alla Sega. Nel maggio 1991 lo SNES CD stava per essere presentato al CES. Tuttavia, quando Hiroshi Yamamuki lesse il contratto del 1988 tra Sony e Nintendo, si rese conto che questo permetteva a Sony un controllo completo su tutti i titoli usciti nel formato SNES CD. Yamamuki si infuriò, ritenne il contratto inaccettabile e cancellò segretamente tutti i piani per l'unione Nintendo-Sony nello sviluppo dello SNES CD. Invece di annunciare la loro alleanza nel giorno del CES, erano alleati con Philips, stronzi. Dunque Sony mandò a fanculo Nintendo e sviluppò da sé quella tecnologia. Nintendo gli fece un'ingiunzione per non fargli commercializzare la console, ma perse. Nintendo volle cercare un punto d'incontro con Sony, ma Sony si rifiutò. Stava nascendo una leggenda e Nintendo non poteva farci niente. Sony stava sviluppando da sé il progetto. La scelta di puntare tutto sui CD si rivelò vincente, anche grazie alla scelta di far supportare alle console la lettura CD audio, che quindi trasformavano la console in un impianto stereo. Ottima scelta quella del supporto ottico, anche perché era facilissimo da piratare e per quello aumentarono le vendite. Beh, Sony aveva molto terreno da conquistare per essere la console con i giochi più belli. All'inizio ripiegò sul vecchio remastered con aggiunta di filmati e migliori texture. Titoli già famosi su SNES come Chrono Trigger, Tactics Ogre, Street Fighter Alpha 2, The Last of Phantasia, Rayman. Per quanto riguarda i primi titoli degni di nota, nel 94 c'era Tekken. Cazzo, Tekken fu un picchiaduro che innovò il genere. Arriva l'anno 1996 e questa giovane console sbaraglia la concorrenza e mostra i muscoli. Grazie al supporto di piccole case videoludiche all'epoca come la Naughty Dog, gli indipendenti Howard Inhabitants, i talentuosi inglesi della casa Eidos e Core Design. Tutti questi giovani partner della console, eccetto A Square che era lei, era vecchia, diedero vita alle prime killer application, Crash Bandicoot, Abe Odyssey, la nascita della saga di Resident Evil e la conseguente rinascita di Capcom, Mega Man, Wild Arms, gioco citato anche in una puntata di GTO. Gli sviluppatori di videogiochi non erano mai stati così liberi, ma il meglio doveva ancora venire. I classici che entreranno nella storia. Il 1997 si apre con un gioco che è destinato a rivoluzionare la storia videoludica. Un titolo che ha emozionato il mondo. Signore e signori, Final Fantasy VII, una pietra miliare, inarrivabile, l'RPG per antonomasia. E quell'anno fu veramente l'inizio del rinascimento videoludico, con titoli del calibro di Crash Bandicoot 2, che migliorava il gameplay del primo e diventava il platform per eccellenza. Tomb Raider 2, le avventure di Lara emozionavano incredibilmente, era un gioco unico nel suo genere, altro che Uncharted all'epoca, ecco per fare un paragone. E poi uscì un capolavoro Konami di una saga che risorgeva per l'occasione, Castlevania Symphony of the Night. Il 16-bit che gareggiava alla pari con il 32-bit. Poi, incredibilmente, nacque uno dei giochi più accurati in merito alle corse. Un simulatore di guida perfetto, non si era mai vista una cosa del genere. Nessuno ci era mai riuscito, causa anche la tecnologia dell'epoca. Creato da un team giapponese di ingegneri che fondò la Polyphony Digital, uscì nel 1997 Gran Turismo. A seguire venne Tombi, e uno dei migliori picchiaduro di nuova generazione, Tekken 3. Il 1998 si apre con il gioco più bello mai realizzato su questa console. No ragazzi, non lo dico io. È stato dichiarato ufficialmente, a 17 anni dalla sua uscita, il miglior gioco per PlayStation, Metal Gear Solid. Che lo diciamo a fare? Trama incredibile, personaggi di uno spessore immenso,
Tutto condito da un'atmosfera cinematografica e delle morali sulla guerra molto veritiere e toccanti. Siamo stati successivamente travolti da titoli del calibro di Xenogears, e Square regnava, Crash Bandicoot 3, mamma mia che giocone, Parasite Eve 2, grazie ancora a mamma Square, la nascita del draghetto Spiro. Noi pensavamo di non poterci stupire più di così, ma ci sbagliavamo. Nell'anno 1999 PlayStation diventa ufficialmente la console con il più bello e immortale parco titoli della storia. E non voglio sentire storie. Escono perle indescrivibili, killer app del calibro di Final Fantasy VIII, Squares of Duty Limono, Legend of Dragoon, Resident Evil 3 Nemesis, Soul River, nasceva Silent Hill, mamma Konami ha partorito un capolavoro, nasce Dino Crisis. L'ultimo grande periodo di questa console avviene durante l'anno 2000, e allora ecco uscire perle come Final Fantasy IX, Vagrant Story, Spyro Year of the Dragon, Siphon Filter 2, Tomb Raider Chronicles. La saga cominciava però a stancare. Tra i titoli migliori di PlayStation 1, che poi sono diventati remake, non potevano non esserci questi nomi: Resident Evil, remake per il GameCube, Metal Gear Solid, remake per il GameCube, Resident Evil 2, attualmente stanno sviluppando un remake per PlayStation 4 e PC, Final Fantasy 7, è in lavoro il remake per PlayStation 4, Medieval, remake per PSP, Oddworld, Abe New Toasty, remake per PS4, l'edizione ridisegnata, presentata nei primi mesi del 2000, si chiama PS1. Oltre a permettere di giocare con titoli dedicati, sul supporto CD-ROM, consente anche l'ascolto di CD audio, oltre alle edizioni speciali, tipo la PlayStation Net Yaroz. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Un viaggio fatto di emozioni, di scommesse, di passione e di nostalgia. Tempi andati che ancora oggi riecheggiano da RaveTube. E Pio3D, questo è tutto ragazzi, iscrivetevi ai nostri canali perché se no vi facciamo il culo a rondelle. Mi raccomando, cliccate mi piace, condividete il video e alla prossima ragazzi.